cui l'unica persona che ascoltava praticamente era una certa signora, forse avete sentito nominare, che è Martina Merlin, che vi consiglio di leggere il suo libro Sulla pelle viva, che è assolutamente il libro cardine per quanto riguarda la vera storia del Vajont. La vera storia del Vajont è quella di Erto Casso, ricordiamocela, per quanto si parla del prima. Il dopo, l'effetto collaterale per così dire è stato Longarone, ma le battaglie le hanno fatte quassù, laggiù non si rendeva quasi neanche conto di cosa stava accadendo qui. E io sono di Longarone, tengo a precisare che comunque non ho nessun interesse a dire questo, ma è vero, è vero. Quindi ci sono state queste iniziative popolari con la Tina Merlin, che dopo quella frana che abbiamo visto il 4 novembre del 60, praticamente diciamo ha avuto la conferma che qualcosa stava avvenendo al Vajont. Tant'è vero che era stata anche processata per notizie false e tendenziose, poi è stata assolta con formula piena a Milano nel giro di 6 ore, perché in realtà quello che aveva scritto prima della frana poi è avvenuto con 4 novembre del 60, quindi diciamo che ha confermato la sua purtroppo giusta ipotesi. A prescindere da questo bisogna dire che c'è stato uno studio geologico durante gli anni, questo è vero. Tant'è vero che l'ingegnere progettista idraulico Carlo Semenza, assieme al suo braccio destro geologo Giorgio Dal Piat, che era un geologo stile vecchio, inizio secolo, epidermico, una persona che comunque non aveva in mente la geologia tra virgolette moderna, ma la geologia col martelletto e andare lì a vedere se la roccia era buona o no, quindi nessun tipo di indagine sistematica e per così dire approfondita, aveva dato il nulla osta per la costruzione di questa diga, ma ancora nel 22, l'unica perizia che c'era sulla diga era del 22. Ciò nonostante è stata costruita, è stato fatto tutto quello che è stato fatto, insomma, quando si sono resi conto, per farla breve, hanno dovuto chiedere delle perizie in giro, cosa c'è qua che non funziona. E sono entrati in scena due personaggi, anche qui cardine, il geologo Edoardo Semenza, figlio dell'ingegnere progettista Carlo, che potrebbe sembrare tendenzioso, ma si rivelerà non esserlo, anzi, e un geotecnico, Leopold Müller, dell'Università di Salisburgo, che assieme, ma non assieme, cioè assieme nello stesso tempo, però non fisicamente assieme, stavano costruendo, tra virgolette, due perizie sulle sponde del Vajont. I risultati a cui sono arrivati sono praticamente gli stessi medesimi. Müller, con una perizia del 62, mi pare sia la sua 15ª, chiaramente una perizia non è una, se ne fanno varie, stima già esattamente qual è il fronte di frana, 2 km e 200 milioni di metri cubi, in realtà si sono rivelati essere 260.